Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Ma come hai fatto presto a disinnamorarti di me? Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospite un membro di una band. Abbiamo ospite Sika di Mescalina. Allora, a questo punto la prima domanda sorge spontanea, visto che poi la storia un po' di Mescalina è un po' particolare, perché vi siete riuniti, un pochettino avete cambiato un po', ci sono tanti cambiamenti. A questo punto, per chi non vi conosce, come la descrivessi in Mescalina? Allora, i Mescalina sono una band, io la chiamo la band delle necessità, cioè nel senso che noi siamo nati nel 2017 perché avevo voglia di suonare queste canzoni che avevo scritto con una band, perché io, diciamo, ho sempre avuto questa natura molto da band, cioè mi piace, suonavo nei locali, ho sempre suonato nei locali, e quindi mi piaceva, diciamo, l'idea di una band italiana che facesse qualcosa di diverso da quello che solitamente si fa in Italia. Quindi l'abbiamo fondata e nel 2018 abbiamo fatto Sanremo Giovani, che è stata un'esperienza super 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 figa. Infatti abbiamo vinto Aria Sanremo, è stato un percorso lunghissimo, però lo rifarei da capo anche ora, praticamente, che ne sono passati un po' di anni, insomma, lo rifarei lo stesso, forse ce la farei o forse no. E poi, diciamo, varie vicissitudini hanno portato la band a sciogliersi, a ricomporsi con altri membri, con altre teste, con altri strumenti, fino alla formazione definitiva, diciamo, di quest'anno. E infatti, dopo il singolo Chiamami Amore Adesso del 2018, che è andato benissimo, siamo ritornati con un pezzo che si chiama Pure a Te, che è molto diverso da quello che facevamo prima, perché poi chiaramente siamo cresciuti e io sono cresciuto, quindi anche il linguaggio è cambiato, è diventato molto più diretto e meno metafisico, filosofico di prima. E il pezzo però sta andando bene, cioè è uscito da pochi giorni e sembra che abbia fatto almeno presa sul pubblico che noi speravamo di beccare. Quindi piano piano sta entrando, è un tormentino per adesso. Noi vogliamo che diventi un tormentone, ma per adesso è un tormentino ino. Ecco. In secondo parliamo appunto di questo singolo, quando nasce questo singolo, Pure a Te, che poi nel ritornello chiaramente non c'è soltanto Pure a Te, ma c'è probabilmente una parola che molto spesso si utilizza per far ridere, quando nasce. Sì, guarda, in realtà nasce da... Allora, io l'ho scritta di getto, cioè ci ho messo veramente un quarto d'ora, anche perché io lavoro a stretto contatto con Mauro Spenillo, che è disco di platino con Abbracciami, insomma, quindi è un personaggio della musica italiana che comunque per Napoli è un orgoglio, no? Un vanto. E lui, diciamo, conosce questa mia capacità di scrivere dei testi in tempi veramente record, quasi, quasi impossibili. In un quarto d'ora stavo a casa, era sera, volevo andare a dormire, avevo sonno, ma non ero stanco, quindi non riuscivo a dormire. Mi sono messo col foglio in mano e ho scritto questa canzone di getto, pensando a una relazione che era finita, diciamo, da 2 anni. Finalmente avevo trovato la mia pace, la mia serenità emotiva dopo 2 anni, 2 anni e mezzo. Io ho scritto sto brano dicendo, sì, no, sai che c'è di nuovo? Ma vaffanculo pure a te, insomma. E quindi, diciamo, sono stato... l'ho scritta come liberazione, una canzone di liberazione, la canzone della liberazione, la canzone dello sfogo, la canzone terapeutica, cioè quando non sai come dire le cose ma dici semplicemente vaffanculo, che è uguale in tutte le, cioè va bene sempre, tutti lo capiscono, insomma. Quindi è stato questo la chiave di volta della
del brano, cioè ho scritto questa cosa, l'ho fatta sentire ai miei colleghi, loro chiaramente hanno detto tu sei pazzo, però loro essendo pazzi almeno quanto me, mi hanno approvato, diciamo, la mozione e l'abbiamo fatta con Mauro che, poverello, ci è venuto appresso, diciamo, in questa follia, però il brano va, cioè, noi lo stiamo portando ovunque, tra altre cose abbiamo fatto dei test su questo brano, nel senso che l'abbiamo suonato ovunque potevamo, il pubblico lo ha amato da subito, quindi bene, bella, bella per noi, insomma, in questo senso. E parlando sempre di questo singolo, poi la copertina del singolo ne è la chiara dimostrazione, probabilmente del senso logico e della coerenza del gruppo. Sì, cioè semplicemente siamo dei pazzi psicopatici, di base siamo un po' pazzi, perché poi è fatta anche di questo, no? L'arte di rompere degli schemi, di pensare il famoso think out of the box, quello che noi facciamo, no? Pensare molto fuori dalla scatola della normalità, perché fondamentalmente noi abbiamo un pensiero univoco, cioè che se ci arrivi al successo, bene. Ma se sacrifichi te stesso per arrivare al successo e poi non ci arrivi lo stesso, che delusione, cioè nel senso tanto vale, almeno ci divertiamo, cioè ci divertiamo come dei pazzi, almeno ci divertiamo. Poi, successo è una bella cosa che succede. Però in fondo, lo Xanax lo prendete ancora allora. Guarda, cioè, nel senso che, allora sì, quel brano è un altro brano che ci ha fatto vincere, tra altre cose, un sacco di roba. Quel brano lì è un po' diverso però è anche quello una roba, diciamo, molto forte. Effettivamente racconta di parla della società in un modo chiaramente scherzoso, ma nemmeno troppo. Cioè, nel senso, la scimmia di dormire presto e poi faccio tardi, cioè voglio uscire, ma non voglio uscire, ma sai cosa? Ma quando cioè abbiamo, secondo me, siamo in un mondo di. Guarda, dire consumismo è banale perché lo dicono tutti, quindi non lo dico. Però siamo in un mondo dove tutto è prêt-à-porter, cioè ogni cosa la puoi fare. Cioè, va bene, lo puoi fare, qualsiasi cosa la puoi fare. Forse questa finta libertà ci ha portato ad una noia cosmica esistenziale, cioè ci scocciamo pure di interagire con le persone. E Xanax parla di questo, cioè di quanto a volte la mancanza di inventiva, di interazione, ma anche un po' di self-consciousness a volte ti marca a rimanere poi da solo senza farlo apposta, cioè ci rimani e non sai nemmeno perché, dici, ma come cazzo ho fatto a rimanere da solo per ero circondato di maschere? Questo è quello di cui racconta Xanax, e la soluzione è spesso e volentieri, diciamo, uno si infila in dei vizi, ecco, chiamiamoli così, per scappare dalla realtà che spesso è triste, insomma, non sempre, ma spesso lo è. A volte può esserlo, insomma, in questo periodo la realtà è un po' particolare, quindi questo parla Xanax fondamentalmente. Ma nei tuoi testi, visto che tu vai molto a getto, riesci a essere un po' più descrittivo, come nel classico italiano, dove la rappresentazione deve essere ben delineata, oppure dai un pochettino, come nell'inglese, un po' più sintetico, un po' più ermetico, un po' dai a chi ascolta un po' cercare qualcosa in più che forse tu neanche immaginavi che ci fosse? Sì, io cerco proprio di fare quello quando scrivo, cioè nel senso di, a parte lasciare spazio all'interpretazione personale, che deve quella è la libertà di pensiero, io ci credo, nelle canzoni ci vuole libertà di pensiero, cioè io posso scrivere quello che voglio, ma se la gente lo sta capendo in un altro modo va bene uguale, cioè io credo che a volte forse uno scrive le cose ma non sa nemmeno che cosa sta scrivendo, spesso succede, cioè, anche a noi autori, che magari scriviamo la nostra roba, cioè. Però quello che io provo a fare veramente nelle canzoni è descrivere delle immagini, cioè io cerco di trasmettere un'immagine, poi ognuno la legge come gli pare, no? Mo ci vuole il tormentone nel caso di Pure a te, il tormentone neomelodico a palla in macchina, tua sorella è una pazza isterica, cioè sono tutte immagini, no? Tu le vedi, cioè io te le racconto, tu le vedi, ognuno le vede a modo suo. Questo è quello che cerco di fare, cioè di descrivere le cose per immagini, perché descriverle come si portava nel pop, diciamo più old school va bene, ma forse non è il mio stile, cioè non è la nostra roba. Noi siamo un po' più colorati di questa cosa, quindi questa è di base.
siamo dei cretini, lo so, ci sovravvalutate, siamo un po' dei cretini. Tra l'altro se sono da solo perché sono in trasferta, quindi però è come se stessimo parlando tutti e quattro, noi siamo sempre insieme in questo senso. E invece le sensazioni che si provano a suonare dal vivo, perché poi dopo parleremo un pochettino dei vari concorsi, premi, ma l'emozione del salire sul palco, in realtà qualche tuo collega mi ha detto chi me lo fa fare salire sul palco, poi ti si apre la quarta platea, nonostante che tu sei concentrato sul brano, però senti quell'energia che inizialmente è silenziosa, poi quell'energia cresce perché voi generate emozioni. E quella Certo. sensazione che tu trasmetti a loro, qual è in quel momento, qual è la tua sensazione? Allora, io penso che il live sia l'unica cosa che conta veramente alla fine, cioè bella tutta la fase di studio, di costruzione del pezzo, di facciamo le cose, insomma. Ma quando sei sul palco e la gente canta le tue canzoni, oppure la gente capisce le tue parole, che forse è un po' più... È un po' meno, diciamo, pretenzioso perché la gente canta le tue canzoni, cioè non siamo ancora in Negramaro, purtroppo. Però il fatto che le persone capiscano quello che stai dicendo e si divertano insieme a te, sentendo musica dal vivo, che oggi, diciamo, gente che suona strumenti, forse ne si immariesce, cioè nel senso che c'è poca cultura dello strumento musicale, c'è molta più cultura della produzione. Questa parola fantomatica figa per dire arrangiamento, produzione, noi invece siamo perché a noi ci piacciono gli arrangiamenti, noi, diciamo siamo lontani da queste mentalità perché noi suoniamo, quindi ci piace suonare, nel senso che ci divertiamo a suonare le cose vere. E io per esempio mi diverto con i sintetizzatori, mi piace trovare il suono giusto, mi piace trovare il giro. E quando sali sul palco e le persone che magari sono abituate a sentire un altro tipo di musica, sentono quella roba lì e si fermano e la cantano con te, saltano, si divertono, si commuovono, si abbracciano, quello è molto emozionante. Quindi forse lo scopo ultimo di fare musica è proprio farla dal vivo, cioè quello è lo scopo vero, suonarla in giro, è quello che ci spinge a continuare a farlo fondamentalmente. E invece le sensazioni che provate quando scendendo dal palco incontrate persone che vi, in fondo, non solo il fatto che non è detto che vi dicano qualcosa, ma vedere proprio le loro facce contente, rilassate, tristi o felici, ma nello stesso tempo con quegli occhi che sono accesi soltanto perché voi gli avete regalato quelle emozioni. Guarda, noi siamo la disperazione degli operatori dello spettacolo. Cioè, nel senso che quando ci invitano ad un live, a una roba, eccetera, noi non vogliamo mai scendere dal palco, cioè, facciamo tipo 8 bis, cioè, facciamo 2 volte la scaletta, cioè, siamo veramente non ce ne vogliamo mai andare. Quindi, perché guardiamo le facce, le guardiamo già da prima di salire sul palco. Quando scendiamo dal palco è sempre come è una piccola vittoria, una piccola cosa, però. C'è anche della tristezza perché ci separa da un altro palco, cioè, capito? Noi non vorremmo mai scegliere, cioè, ne vorremmo suonare sempre, tutti i giorni, dovunque, tutte le ore. Quindi, quando scendiamo dal palco, siamo più tristi noi che le persone che stanno sentendo perché ci mancano più loro a noi che noi a loro. Questa è la verità e dovrebbe essere così, secondo me. Cioè, nel senso che se all'artista non mancano i fan, cioè non mancano le persone, vuol dire che forse era meglio che faceva il carpentiere, insomma. Quindi. Questo è quello che penso in linea di massima, eh. Quindi vale per tutti e quattro noi. Ci sono artisti che in fondo ti porti dietro, che Sì. involontariamente poi hai fatto tuo, adattando le tue caratteristiche. Guarda, allora, ci sono più che altro ci sono degli artisti che amo tanto. Cerco di non portarmeli dietro, nel senso di non portarmi. Perché magari sono delle personalità talmente gigantesche che, non, cioè, che coprirebbero magari anche la nostra, quindi forse non è il caso. Però diciamo quelli che mi hanno più modificato le ossa, ecco, in questo senso, nel mondo della musica, sono sicuramente Freddie Mercury, uno fra tutti, David Bowie, Prince in assoluto, forse quello più di tutti. E tra le band diciamo che ce ne sono due o tre, tipo i Tears for Fears oppure i Spandau Ballet, ma per non dimenticare diciamo gli Alphaville per esempio, cioè ci sono delle band che mi hanno spettinato quando ce l'avevo i capelli.
mi hanno diciamo, ho detto, Dio, che sta roba qua, come fanno a essere i Frankie Goes to Hollywood? Ci sono delle band di pazzi scatenati, come ci sono degli artisti incredibili che chiaramente hanno modificato il mio DNA, cioè nel senso che una volta che le senti certe cose e le ascolti davvero, cioè la sindrome di Stendhal è un attimo, insomma, no? Perché ci sono dei capolavori incredibili, Nothing Compares to You, per esempio, scritta da Prince per Annie Lennox, cioè scusami, per Sinéad O'Connor, oppure che te posso dire, The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, Relax, dei Frankie, vabbè, Frankie Goes to Hollywood, tutta la produzione, cioè chi più ne ha più ne metta. Però in generale sì, ci sono questi artisti che mi hanno modificato anche le visioni, no? Però imitare no, cercare di copiare no, semplicemente cercare di eguagliarne a volte la spregiudicatezza, che forse oggi è quello che ci manca. Cioè ci sono dei punk senza crista, capito? In Italia, quello penso, lo dico chiaramente, ho detto una roba strana da sentire, però in realtà è così, no? Ci sono questi personaggi estremi finti, c'è un personaggio estremo vestito di horror, non è estremo, cioè in Italia non c'è, nel mondo, va, nel mondo della musica oggi non c'è più coraggio, forse ci vorrebbe più coraggio e cerchiamo, e io provo in tutti i modi, diciamo, a portare avanti una visione di coraggio. Noi siamo quattro coraggiosi pazzi, cioè noi siamo quattro che hanno il coraggio, cantiamo tutti e quattro. Suoniamo tutti e quattro, facciamo i cori, le nostre canzoni sono tutte piene di cori, di terze, di quinte, di assoli, di cose, non ce ne sono proprio delle regole del mercato discografico. Ci interessa proprio, tanto fondamentalmente tu il mercato discografico te lo prendi soltanto se ne cambi le regole, quindi che senso avrebbe? Non saremmo buoni a fa trap, insomma, questa è. E invece, ritornando un pochettino all'ultimo singolo, avere scritto il testo, tu stai nella camera, comunque hai scritto il tuo testo, ma poi sei andato in studio, l'hai registrato. Sentirlo per la prima volta, una volta registrato, perché tu lo canti, ma non lo senti in quel momento, perché in fondo è diverso ascoltare e cantare. L'hai sentito, qual è stata la tua sensazione in quel momento? Dire forse, ma in fondo ho detto un sacco di boiate, ma di stronzate, ma in fondo funziona però, dai. Allora, in realtà io sono ossessivo compulsivo, quindi il testo l'ho scritto e ho registrato il provino subito, appena l'ho scritto a casa, da solo, con le cuffie, col mini studio che ho a casa, cioè la scheda audio, il computer, insomma. Quindi subito l'ho sentito e ho capito subito che poteva essere una hit, cioè ho detto, raga, vi devo far sentire una cosa, ho detto, raga, mani davanti, vi devo far sentire una roba. È fuori di testa, però io sono convinto di questa roba qua. Loro l'hanno sentita e ti vorrei trovare i messaggi che mi hanno mandato appena l'ho fatta sentire a loro. Sarebbero dei messaggi veramente che forse non possono passare in diretta. Mi hanno detto, tipo, facciamola domani mattina. Cioè, ci siamo visti la mattina dopo e abbiamo registrato le chitarre, la cioè, è stato immediato perché ci è piaciuto subito quel fatto di freschezza, pur dicendo cose terribili, cioè, nel senso che veramente a questa persona fantomatica l'ho fatta una merda in questa stanza, però è talmente fresh e poi è talmente universale, cioè chi di noi non si è lasciato e ha pensato ma vaffanculo pure a te, a famiglia tua e tutti qua. Quindi è una canzone universale e questa cosa li ha triggerati, ci cioè hanno detto cazzo è successo pure a me, facciamola questa canzone. Così è nata, io l'ho sentita e ho detto è una hit, poi cioè, l'ho proprio sentita, ho detto è una hit, ragazzi, vi devo far sentire una hit, è pazza, ma è una hit. Quindi questo è stato il mio riscontro immediato. E invece che cosa ti rimane di tutte le varie manifestazioni che avete partecipato, tra cui sapete Sanremo, ma anche l'ultimo che avete vinto, Oxax, che cosa vi rimane e che cosa vi ha lasciato in positivo e in negativo? Perché non esiste la via di mezzo, esiste o bene o male nella vita. Allora, in positivo, vabbè, a parte i premi, quindi in positivo, vabbè, i So Pazz, abbiamo vinto la categoria band, abbiamo vinto il Certo Festival, abbiamo fatto il Certo Festival come headliners,
Abbiamo fatto lo Zoo Working, che è una figata, Zoo Music Contest, quello è stato una figata, con Geoff Westley, con Salvatore Frega, con la figlia di Gianni Bella, non mi ricordo il nome, chiaro, non voglio fare brutte figure. Vabbè, c'erano comunque personaggi della discografia, lei è stata una figata perché abbiamo vinto veramente contro delle persone di una bravura incredibile, quindi là è stato veramente figo, 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 figo. Inaspettatamente figo, perché eravamo veramente in tanti e vincere contro delle persone di quella levatura artistica è stato figo. E quello che ci rimane di bello, a parte i premi, a parte i riconoscimenti, a parte le pacche sulla spalla, diciamo, quello che ci rimane di bello è proprio la coesione del gruppo, no? Perché queste cose poi ti uniscono, cioè, ti danno anche quella botta di autostima, magari ti svegli quella mattina e dici no, noi siamo delle pippe, poi vinci quella cosa e dici, ah, però aspetta, non siamo proprio delle pippe, insomma. Mentre invece quello che ti rimane di brutto, regà, è sempre il risvolto della medaglia, cioè sono gli altri, cioè quando io guardo quello che ha perso, io mi dispiaccio perché ho perso un sacco di volte, cioè nel senso mi ci immedesimo, io non sono abituato, non ho quasi mai vinto in vita mia, cioè nel senso che ho vinto pochissime volte, ma come i miei colleghi, cioè, noi non siamo abituati a vincere, siamo ragazzi di periferia, non siamo abituati a vincere in generale, cioè la vittoria non è, non siamo bravi a vincere, quindi quando vinciamo ci dispiace per chi ha perso, ma ci dispiace veramente, cioè nel senso proprio ce la pigliamo a male per chi perde, e quindi quello che ci rimane dopo i contest è sempre quelli che hanno perso. Cioè io sono il primo a prendere i numeri di telefono della gente che ha perso, che li invita tipo a Napoli, mi dice va bene una cosa, ci lasciamo un fine settimana insieme, cioè io sono così, cioè siamo così perché, cioè ce la pigliamo a male per quelli che perdono, a noi ci dispiace un sacco, cioè non vorremmo mai, cioè per noi l'edizione è sbagliata, ma è l'unico modo oggi, cioè nel senso che non ce ne sono altri, quindi non c'è più come prima, facevi la gavetta, emergevi, no, oggi è tutto competizione, no? Però ci rendiamo conto che saremmo dovuti nascere in un'altra epoca, perché la competizione ci fa, a volte ci fa stare tristi. Noi ce la pigliamo a male quando qualcuno perde al posto nostro, ma ci vuole. Però meglio che perdono loro, insomma. Quello ci rimane di brutto. Di bello ci rimane tutto il resto. Intanto l'ultima curiosità, tra autotune e intelligenza artificiale, quali sono i due mali peggiori o i due mali migliori della situazione del mondo musicale? Guarda, secondo me nessuna delle due cose è il male, cioè l'autotune lo usava pure Cher, sti cazzi, è il modo in cui viene usato l'autotune che è sbagliato, cioè io penso che la discografia tutta, tutta, come diceva Noel come dice Noel Gallagher degli Oasis, per esempio, no? Una band che fa poca gente, insomma, dice il pubblico è ignorante, cioè il fruitore non capisce cosa tu gli dai, che prodotto gli stai dando. Allora io vorrei dire una cosa alle discografiche, più che altro. Bisognerebbe essere un po' coraggiosi. Cioè, se in Italia ci sono degli artisti coraggiosi, ci sono, perché io ho visto qualcosa di X Factor di quest'anno, premettendo che quasi tutto per me non ha senso di esserci in quel contenitore, perché non mi piace per gusto personale, non lo trovo ancora a fuoco per gusto personale, cioè nel senso ci sono delle cose fighe, ma che hanno bisogno di almeno altri 3 anni di palchi, perché se no gli spezzano le gambe, come sta succedendo in alcuni casi, no? Perché magari entra un ragazzo che ha un talento, ma non si capisce, non è ancora brillante. Però ecco, per esempio, guardando i TikTok di X Factor, eccetera, mi sono reso conto che a X Factor c'è una ragazza che si chiama Francamente, che è una roba fichissima, ma c'era pure prima di entrare X Factor. Cioè il problema è tutto lì, che quella lì era brava pure prima di entrare, era figa pure prima di entrare. Perché la discografia ha paura di investire questi soldi sugli artisti? Perché poi se fallisce viene licenziato, cioè è diventato un tritacarne anche la discografia. Cioè, oddio, io poi se sbagliamo il pezzo vengo licenziato, cioè a volte avere a che fare con sta roba
ti fa venire voglia di emigrare, perché dice, cazzo, di speranze c'ho qua dentro. Però poi, diciamo, del resto io penso che l'unica cosa che manca, al di là dell'autotune, dell'intelligenza artificiale, che, ti ripeto, se usate nel modo giusto, non sono il male di vivere. Basti pensare alle applicazioni che ne fanno i militari dell'intelligenza artificiale, e quelle che ne facciamo noi facendo cantare Gerry Scotti, cioè, nel senso, siamo dei cretini, veramente. Ci divertiamo con molto poco. E secondo me, applicate nel modo giusto, queste cose sono ottime. Il problema è che la discografia non è abbastanza coraggiosa. Cioè, Autotune ti fa venire in mente immediatamente a trap. A me Autotune mi fa venire immediatamente in mente Believe di Cher. Quindi è l'idea di fondo che è sbagliata, cioè è l'applicazione, poco coraggiosa dei tools. Intelligenza artificiale ti fa pensare alle parolacce cantate da Gerry Scotti, a me intelligenza artificiale fa pensare a un disco di Björk di qualche annetto fa, in cui lei utilizzava l'intelligenza artificiale per riprodurre i canti delle balene. Dico, forse usata nel modo giusto, questa roba qua è figa, ci può entrare con la discografia. Questo è quello che penso veramente. A questo punto, progetti immediati e futuri, oltre a promuovere chiaramente il singolo. Noi stiamo facendo una voce per San Marino con un altro pezzo. Quindi vorremmo fare l'Eurovision, cioè, nel senso che ci speriamo. Il pezzo è figo, quindi forse ce la possiamo fare. Boh, non lo so. Vediamo, stiamo facendo tutto il percorso. Obiettivo importante, l'Eurovision è una vetrina molto importante. A questo punto ci mancano soltanto due cose fondamentali: gli indirizzi dove potervi raggiungere, battuta, non gli indirizzi di casa, ma gli indirizzi social, e i saluti finali. Allora, se ci potete trovare dovunque, quindi sia su Instagram che su TikTok, a mescalina.off, quindi è facile, mescalina.off come official, oppure come off, perché spesso siamo spenti, nel senso che il nostro cervello funziona un po' in alternanza, quindi siamo quattro, quindi una volta uno, una volta un altro, i neuroni ce li scambiamo, ce li vanno così. E quindi mescalina.off sia su Instagram che su TikTok. E per i saluti finali, raga, che vi posso dire? Fanculo pure a voi, insomma, in questo caso, perché è il claim del pezzo, quindi andate a sentire il pezzo pure a te, scaricatelo, mettetelo tra i preferiti e grazie già prima, perché sicuramente lo potrete dedicare sotto Natale a un sacco di gente. Ore di campione, pieno di energie, il Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. No Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, un cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Ma come hai fatto presto a disinnamorarti di me?